Ciao a tutti! Prima o poi doveva arrivare anche questo momento. Eh sì, il momento in cui si parla di MMORPG. Per la mia gioia, o forse no, dato il discorso che devo fare. Per chi mi segue da parecchio, vabbè, sapete già che sono super appassionata di MMORPG. È il genere, uno dei generi che più amo, forse quello a cui mi sono dedicata di più nel corso degli anni, quello che sicuramente ho giocato di più. Ho iniziato a streamare tra l'altro proprio con un MMORPG, ho iniziato con Lineage 2 parecchi anni fa. Per chi non conoscesse, Lineage 2 è un MMORPG uscito, se non sbaglio, un anno prima di World of Warcraft, più o meno, comunque poco prima, quel periodo lì. Sono appunto un'appassionata di questo genere, ne ho giocati veramente tantissimi, tra quelli più popolari li ho giocati un po' tutti. Provo ad andare in ordine cronologico, anche se è impossibile perché ne ho giocati veramente troppi. Però ho iniziato con Final Fantasy 11, che è stato il mio primo MMORPG. So che prima c'era Ultima, però Ultima Online l'ho provato parecchi anni dopo, perché non avevo internet, ero piccola e bla bla bla. Poi sono passata a Lineage 2, poi a Guild Wars con tutte le espansioni, bellissimo, la mia preferita faction. Primo Guild Wars è stato amore, quello non si scorda mai. Poi sono passata a World of Warcraft, ho iniziato in Burning Crusade poco prima che iniziasse la Wrath of the Lich King, quindi ho iniziato verso la fine più o meno della Burning, abbastanza tardi rispetto magari ad altre persone, perché appunto prima stavo giocando altri MMO. Infatti World of Warcraft non è mai stato il mio MMO favorito, nonostante mi piaccia molto, perché sono partita con gli MMO coreani, che sono di stampo totalmente diverso rispetto a quelli occidentali, e proprio come tipologia di gioco, cioè più farm, solitamente sono più incentrati sul PvP, non sempre, dipende. Guild Wars ad esempio era l'eccezione, perché pur essendo prodotto dall'ArenaNet, è stato distribuito da una casa asiatica, ovvero Lensisoft, però poi è stato appunto prodotto dall'ArenaNet. Sono cresciuta con questi MMORPG, sono poi passata a Warhammer Online, a Ion, che ai primi tempi era bellissimo, finché non l'ha acquistato la Gameforge, che l'ha reso quella specie sottospecie di MMO che è adesso. Poverino, che brutta fine che ha fatto Ion, da quando è diventato free to play proprio nope. Poi ho giocato a Tera, ho giocato a Blade and Soul, ho giocato ad Arcage all'inizio quando era uscito, ho rigiocato anche l'Unchained, adesso poi ne parleremo. Ho giocato veramente tantissima roba, cioè faccio anche fatica a ricordarmeli. Shaya, Perfect World, ci giocavo sui server del Taiwan al tempo perché era impossibile giocarci in Europa, non esisteva Perfect World in Europa. Ho giocato a RF Online, che probabilmente pochissimi conoscono, è un MMO fantascientifico con i robottoni, se qualcuno di voi lo conosce o ditemelo. Ho giocato a Albion Online, sono stata una dei backers nell'ultimo periodo che ha contribuito al Kickstarter di questo gioco. Ma arriviamo al punto. L'ultima scottatura grossa, se non consideriamo Black Desert, l'ho presa forse con Bless. Bless credo sia stata veramente l'ultima scottatura grossa che ho preso sugli MMORPG. E qui andiamo a parlare di quello che è il tema di questo video, ovvero noi MMORPG player ormai siamo diventati l'ultima ruota del carro per diversi publisher, ed è palese che sia così perché siamo un po' alla frutta con questo genere. Diciamo che ultimamente non c'è stata molta roba bella se si parla di MMORPG. Adesso in uscita ci sarà Ashes of Creation, che non mi è andato tanto giù per diverse cose di cui vi parlerò adesso. Abbiamo il nuovo MMORPG di Amazon, New World, che sembra bello per il momento. Ci sono diversi problemi, ci sono un sacco di cose da aggiustare. L'ultima volta che l'ho giocato ancora aveva diverse cose da sistemare, però diciamo che la strada secondo me è quella giusta. Il fatto che l'abbiano rimandato, forse una cosa positiva, perché magari riusciranno a raccattare tutti i feedback nostri che abbiamo provato, appunto le varie alfa, beta e co, per cercare di aggiustare un po' il tiro. Però a me sembra che ormai veramente ci stiano sfruttando fino all'ultimo e che il genere degli MMORPG in generale stia avendo un grosso declino. Al momento quelli che reputo gli unici giocabili, e con gli unici giocabili intendo che non abbiano uno shop invasivo, che non abbiano problematiche per quanto riguarda il gameplay, per come la vedo io, sono Final Fantasy 14, grandissimo MMO, tanta roba, World of Warcraft, molto bella anche l'ultima espansione, e Elder Scrolls Online, che se la passa molto bene, forse un po' più di nicchia rispetto agli altri due, però ha la sua fetta di appassionati. Che cosa possiamo fare noi videogiocatori di MMORPG per cercare di aiutare anche questo mercato? Sono arrivata al punto di pensare che non possiamo fare una beneamata fava. Infatti questo
video è un po' forse per parlare anche con voi, giocatori di MMO. Volevo capire cosa sentite, cosa provate, se provate le stesse mie sensazioni, perché io nell'ultimo periodo veramente sono molto disillusa. Purtroppo non c'è tanta roba bella all'orizzonte, anche lo Stark Online che doveva uscire in Europa, si era trovato il publisher, o almeno girava voce che si fosse trovato il publisher, che forse era Amazon, poi non si sa insomma che fine abbia fatto, perché se qualcuno di voi ha news su lo Stark Online per favore mi faccia sapere, perché io non ho più saputo niente e sarei curiosa, dato che l'avevo provato anche in Corea, non mi dispiaceva, non ho nessuna intenzione di andarlo a giocare sui server russi, piuttosto mi metto l'anima in pace e dico ok, gioco ad altro, non mi va di giocarlo sui server russi, perché comunque i server russi hanno delle meccaniche che sono a sé, non mi va sinceramente di fare quella tipologia di esperienza, cioè so già che mi rovinerei il gioco. Il problema principale è che anche con Bless, con Arcage Unleashed, abbiamo visto un continuo susseguirsi di promesse. Esce fuori la nuova software house che dice ehi guardate, sto pubblicando questo nuovo MMORPG. Alcuni si fanno supportare dal Kickstarter, altri no, magari hanno già alle spalle dei soldi per poterlo sviluppare, però finisce sempre con il ok, adesso noi ti vendiamo questo MMORPG come è stato per Bless, ti paghi i tuoi 35 euro, adesso non ricordo bene, di accesso, vedi se ti piace il gioco e prosegui. Il problema è stato che, io non so se vi ricordate che grossissimo scam è stato Bless, cioè a me ancora, raga, cioè io ancora il cuore che sanguina, proprio mi viene da piangere solo al pensiero di quanto siamo stati scammati con quel titolo, e non solo con quello, però quello è stato proprio l'apoteosi. Cioè in pratica ci hanno venduto il gioco con mille promesse a cui noi matematicamente tutte le volte crediamo, perché siamo giocatori MMO che sono stanchi di giocare sempre le solite cose trite ritrite, magari ci piacerebbe qualche novità, qualche un pochino d'aria fresca. Quindi sistematicamente tutte le volte che c'è un nuovo MMO all'orizzonte ci caschiamo, ormai quasi non più, perché se sono arrivata io a disilludermi su queste cose e a smettere di crearmi hype sugli MMO, penso che siamo abbastanza alla frutta, perché io ero hypatissima proprio in generale per qualsiasi nuovo titolo che usciva e non lo sono più, perché ci hanno preso troppo per i Bless, detta proprio onestamente. Esce questo gioco, ci giochiamo in tanti, tantissimi, è stato un lancio piuttosto buono, nel senso per quanto riguarda le vendite, hanno venduto tantissimo. Il problema è stato che i primi due giorni era ingiocabile, perché non si riusciva a entrare nel server, vabbè, ma questa è una cosa comune ai day one di tutti gli MMO. I server non sono mai pronti a tenere tutte quelle persone che provano a loggare tutte insieme. Ho visto un solo lancio, uno solo nella storia degli MMORPG, riuscito bene fin dal day one, e quello è stato il lancio di Rift. Me lo ricordo come fosse ieri, Rift, stragiocatissimo al day one. Adesso ormai non lo gioca quasi più nessuno, però al tempo eravamo tutti connessi il giorno del lancio. Praticamente il giorno del lancio di Rift tutti sono riusciti a loggare tranquillissimamente, server fantastici, il day one migliore che io abbia mai visto proprio nella storia degli MMO, non ne ho mai più visti così, né al lancio di espansioni. Quindi niente, mi preparo, inizio a giocare. Dopo un po' di giorni, perché all'inizio vabbè non ci riusciva quasi nessuno, il gioco è vuoto. Il gioco è vuoto, grandi distese di nulla, mob uno di qua, uno di là, sparsi in giro a caso, che se ne trovavi qualcuno era già un miracolo. Qualche dungeon un po' buggato messo qua e là. Morale della favola, dopo un mese in cui io mi stavo continuando a ostinare a dire no, aspetta, voglio arrivare al cap, fammi arrivare all'endgame. Ok, arriviamo al cap nel giro di 3 settimane, neanche, perché appunto c'erano content, non c'era quasi nulla. E non c'era niente. Tipo, avete presente Anthem? Ecco, stessa storia. Bellissimo, cioè livelli, arrivi al cap, ti fai la build con le skill e poi non c'è niente. Con gli sviluppatori che dicevano, vabbè, ma noi non sapevamo che la gente avrebbe lasciato così tanto per arrivare al cap. Pensavamo che se la sarebbe presa più comoda. Quindi noi non abbiamo ancora pronti dei contenuti. I giocatori di MMORPG che se la prendono comoda? Ma chi stai prendendo in giro? Cioè, siamo la quintessenza, penso, del videogiocatore che sta attaccato lì finché non ha cappato il proprio PG e livellato le sue skill. A chi stai raccontando la balla che non avevi content perché non pensavi che saremmo andati così veloce, che avremmo cappato così veloce? Siamo giocatori MMORPG? È ovvio?
non è la prima volta che succede una cosa del genere. Cioè, fare un pensiero così naive, così ingenuo, veramente vuol dire non sapere niente di MMO oppure stare raccontando una balla, cosa molto più probabile. A distanza di 2 mesi circa dal lancio del gioco, dopo che noi avevamo tutti comprato appunto la base, molta gente ha fatto refund subito, hanno fatto bene, hanno fatto benissimo. Io non ho fatto refund perché sono stata sciocca. Ho voluto credere nelle promesse di questa software house che diceva no, metteremo dei content. A distanza di 2 mesi il gioco è diventato free to play. Dopodiché ha chiuso. Quindi, non solo si sono presi praticamente i nostri soldi, non ridandoci nulla indietro, non ridandoci nulla in cambio, neanche tipo un ciao, ehi, grazie per aver supportato il mio gioco. Adesso è diventato free to play, grazie a te, caro giocatore MMO che hai messo i tuoi soldi. Simpatici. Dopodiché appunto hanno chiuso i server poco dopo perché non ci giocava nessuno. Questa è la long story short di moltissimi altri MMORPG. Tera, anche Tera, che era un bellissimo MMO, dalla partenza io me lo ricordo molto bello. Aveva anche quello problemi di content perché non ne aveva abbastanza all'uscita, però diciamo che si salvava con un ottimo combat, dei bei dungeon e piano piano, vabbè, avevano aggiunto un po' di roba. Purtroppo c'è il solito problema che escono gli MMO e non ci sono abbastanza content. E poi diventano free to play, è la loro rovina perché inizia a diventare uno schifo e nessuno ci gioca più. E questo è un ciclo che ormai si ripete. Con, non so se avete visto lo scandalo ultimamente che c'è stato con Arcage Unchained. È uscito Arcage Unchained, molta gente l'ha comprato, anch'io l'ho provato, l'ho giocato perché era una standalone e ho detto oh bello dai, Arcage al tempo mi era piaciuto, fammi riprovare questo Unchained. Ok, è stato un lancio terribile perché per ben 2 settimane non si riusciva a loggare su determinati server, tutte le persone erano andate tutte sugli stessi server, me compresa, perché il fatto è che Arcage è un gioco molto PvP, quindi non vuoi andare sui server sperduto in giro a confrontarti contro il muro, è ovvio, vuoi andare contro altre persone a fare PvP, quindi vanno tutti sui server più popolati e si creano comunque questi ingorghi. Quindi anche lì lancio terribile, problemi, bug, gente che sfruttava bug per fare determinate quest, quindi fare soldi a palate, la software house che praticamente non ha mosso un dito per sistemare tutto questo, dopo un po' ha tirato giù tutto, ha cercato di risolvere, non ci sono riusciti e adesso praticamente hanno fatto il transfer dei server a pagamento, c'è gente che ha pagato per cambiare server e dopo hanno dato l'annuncio che uscirà una nuova espansione con una fresh start, quindi si parte da capo con una nuova espansione su server nuovi, ma la gente dovrà pagare per questa espansione e per iniziare su questi nuovi server. Gente che, ricordiamo, aveva magari appena pagato per fare il transfer a pagamento. Vabbè, questa raga sono semplicemente alcuni degli eventi che mi hanno dato molto fastidio e che fanno capire veramente quanto ci stanno sfruttando fino all'osso. L'ultimo che ve lo riassumo molto più velocemente è la vicenda che c'è stata con Ashes of Creation, un MMO che tra l'altro io sto seguendo da quando è stato annunciato. C'è stato un Kickstarter che è riuscito benissimo, hanno raccolto molti più soldi rispetto a quelli che si erano prefissati, cosa fantastica, sono molto contenta per loro, ero molto contenta per loro, perché poi l'MMORPG che doveva essere appunto Ashes of Creation è stato per un po' trasformato in un Battle Royale. Nel periodo in cui c'è stato il boom dei Battle Royale, ve lo ricorderete, è stato il periodo di Fortnite in cui uscivano mille Battle Royale tutti uguali, ecco, anche gli sviluppatori di Ashes of Creation hanno provato a trasformare il prodotto da un MMORPG a un Battle Royale con le magie. Con la gente che diceva, hey, ma noi vi abbiamo finanziato per fare un MMORPG, perché state facendo un Battle Royale? E la software house che si è scusata dicendo, beh, noi semplicemente stiamo testando il combat, è un nostro modo per fare dei test sul combat. Sì, ed è guarda caso proprio il momento in cui i Battle Royale stanno andando fortissimo. A questo punto non sapevo veramente più cosa dire, finché i Battle Royale hanno smesso di andare di moda, sono tornati sui loro passi e hanno detto sì, stiamo sviluppando un MMORPG fantastico, che tra l'altro sulla carta sembra davvero fantastico perché io sto seguendo lo sviluppo e wow, sembra davvero molto carino, però se andate a vedere nello shop, io vi invito a buttare un occhio nello shop di Ashes of Creation, che sarà comprabile appunto in accesso anticipato, hanno messo l'alfa e la beta a pagamento, ma non a pagamento pochi soldi,
cioè adesso vado a vedere perché non voglio dire una patacata, ma direttamente dallo shop di Ashes of Creation dell'Intrepid Studios, appunto software house nata da poco con il progetto di questo gioco, abbiamo la beta del gioco che parte dalla bellezza di $150. Vuoi giocare al gioco e avere accesso alla fase 2 della beta? Sono $75 solo per l'accesso al gioco e alla fase 2 della beta. Vuoi avere accesso anche alla fase 1 della beta, quindi testare anche tutto quello che c'è all'inizio? Bene, sono $150. Vuoi avere accesso anche all'alfa? Incredibile, sono $250. Quindi sì, stiamo parlando. Poi vabbè, c'è anche un pack da $375 che in questo momento non voglio neanche analizzare. Però stiamo parlando di $250 per avere accesso alla fase di alfa, beta, beta 1 e beta 2, 150 per beta 1 e beta 2, 75 beta 2. Cioè in pratica chi sborsa più quattrini avrà la possibilità di dare dei feedback su questo gioco. Io da piccola probabilmente ero molto ingenua quando sognavo di essere una beta tester, perché da piccola dicevo io da grande voglio fare la beta tester. Poi sì, alla fine lo siamo diventati a pagamento con gli accessi anticipati. Però seriamente? Cioè tu mi stai chiedendo di sborsare tutti questi soldi per avere accesso ad un alfa e ad una beta del gioco? A scatola chiusa? Cioè dopo tra l'altro che comunque hanno raccolto, raga, non vi consiglio di andare a vedere quanti soldi hanno raccolto per il Kickstarter, perché vi mettete le mani nei capelli, quindi uno dice ok, sono tantissimi soldi, sicuramente gli saranno serviti per migliorare il progetto del gioco, sì ok, ma quanti soldi stai chiedendo ancora? Sono tantissimi. Cioè $375 di pack io non voglio nemmeno vedere, non voglio neanche sapere né analizzare veramente che cosa c'è dentro, perché sono troppi soldi, è una cosa insana. Non puoi chiedere $375 alle persone per avere dei content su un MMO. Poi c'è gente che mi dirà vabbè Kuro, ma ci sono dentro dei giorni di abbonamento mensile più cavalcature più cose. Sì ragazzi, ma sono $375, ci rendiamo conto? Non lo so. C'è da dire che ormai ho perso le speranze per quanto riguarda gli MMORPG, non so veramente più che pensare. Continuo a seguire il mercato perché comunque sono appassionata di questo genere, ma le mie speranze, ormai il mio hype è belle che morto. Spero che potrà rinascere prima o poi. Spero che arrivi qualche casa, qualche software house onesta che dica ehi, voglio mettermi in gioco con un buon prodotto. Anche per tutti i giocatori di MMORPG, non dico che lo debbano fare per la gloria, però anche un po' di sana competizione sul mercato videoludico per quanto riguarda il genere MMORPG non mi dispiacerebbe, ecco, sarebbe bello rivedere ancora, non dico rinascere gli MMORPG perché ormai credo sia un genere sorpassato, però vedere le software house prendersi qualche rischio, anche le solite che siamo abituati a vedere, non prendono rischi e questa è una cosa che mi dispiace perché stiamo vedendo questo genere in lento declino e posso solo che dispiacermi tantissimo. Volevo condividere con voi questo mio pensiero, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate appunto di questo andamento del mercato, se siete appassionati di MMO, con cosa avete iniziato, con quale avete iniziato, se appunto li giocate, sono curiosa di sapere la vostra. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero di non avervi tediato troppo, però sono discorsi che mi piace fare con voi perché so comunque che siete una community che è matura e soprattutto sa argomentare determinati argomenti, anche se non si parla sempre delle cose che vanno di moda in questo momento, ecco. Grazie a tutti per aver visto il video, vi mando un bacione grande e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!